Benvenuti amici, io sono Salpimpos e oggi torniamo su Pokémon Card. Ieri abbiamo iniziato l'evento, il nuovo evento Lapras e compagnia bella. Evento che potete trovare qui nella sezione gioca con la CPU. Quindi evento bonus Lapras X, in cui appunto abbiamo la possibilità di sbloccare Lapras X. Appunto, buste promozionali. Ogni volta che facciamo una gara otterrete delle bustine particolari in cui appunto è possibile sbloccare queste carte, ma anche altre, tra le quali il Lapras X, che è quella a cui puntiamo praticamente tutti. Quindi ieri abbiamo affrontato qualche partitina nell'intermedio, quindi il mazzo Lapras Stermi, ci siamo andati a perdere perché ho utilizzato ancora il deck, quello standard Scrauso. Ieri stesso ho sbloccato una carta durante le mie pull che ci ha permesso di poter utilizzare un deck elettro, che potrebbe essere la soluzione a tutti i nostri problemi per quanto riguarda questa evento. Quindi me lo vado a selezionare subito. Purtroppo è un mazzannolo, quindi potremmo utilizzarlo solo 10 volte. Riusciremo ad utilizzarlo per tutto l'evento? Mi sa di no, quindi niente, me lo spreco così. E vabbè, iniziamo allora. Quindi io qua non ho capito, prima ricompensa ti danno quelli per aver terminato la partita. Possibili ricompense sono quelle che ti danno dopo aver preso le prime ricompense. Questo non l'ho capito. Vabbè, iniziamo subito. E voi mi raccomando, spolliciate come se non ci fosse un domani proprio. Un domani per questi nuovi video in cui andiamo a giocare un po' a carte Pokémon. E inizio io. La cosa è buona, ma anche non buona, perché non possiamo attaccare. E va bene così. Allora, io sto deck non lo conosco minimamente. Non so quali carte ci possano essere lì. Però c'è un Electabuzz che mi intriga. Ok, ma si evolve da Magnemite e ce l'abbiamo pure. 60, attacco rotante 60. Allora, io mi schiererei questo, anche se poi non posso attaccare per due volte. Ma non ho altro da fare io qua. Altrimenti mi schiero lui, che ha 60 di energia, e poi lo evolvo. Però un botto di energie qua mi richiede. Niente, vabbè, mi schiero il Magnemite nella speranza di, nella speranza che non venga bisciottato subito. Quindi Electabuzz, poi basta. Va bene così. Quindi inizio lotta. Dobbiamo dare un sacco di energia a sto Magnemite. Ok. Oh, un Raichu. Grande Raichu. Vedete, sto deck fulmine è bello. Ok, lui schiera un Doduo. Quindi non posso fare altro io che evocarmi un Pokémon qua. Nella speranza ci sia un Pikachu. E invece c'è un Voltorb. Buono, perché poi possiamo evolverlo in Electrode. Quindi va bene così. Allora me lo metto in panchina. Quindi non possiamo assegnare energie e finiamo il turno. Adesso lui mi farà un bucio. Niente. Pesca due carte. Mi attaccherà, beccata. E i primi 20 ce li siamo presi. Ok, ora però noi... un altro Voltorb. Io continuo ad assegnare energia a Magnemite a sto punto, no? Perché dobbiamo portarlo a ben 4. Alla faccia. Quindi per ora io non faccio niente. Possiamo solo evolvere eventualmente il Voltorb. Evolviamolo. Tac. Va bene così. Quindi attacchiamo e gli facciamo 20. Fulmipalla. Efficace pure. Ottimo, ottimo. E vedete, giustamente l'elettro funziona, anche se il Doduo lì non è idro, però funziona lo stesso. Oh cavolo! Oh cavolo! Me l'ha bisciottato! 80 di danno. Vabbè, io schiero Electrode, in teoria gli faccio 140 di danno e lo sciottiamo lo stesso. In teoria. Quindi, ora vediamo un po'. Il problema è che l'energia non ce l'aveva. L'energia non ce l'aveva e mo so cavoli amari, perché lui mi fa 80 di danno e me lo sciotta. Sempre se ottiene la monetina testa, no? Comunque ho pescato il Pikachu. Come faccio ora io qua? Non posso fare altro, ragazzi. Ho perso di nuovo. Non posso attaccare, quindi fine turno. Sperando che a lui esca testa. Ma uscirà mai una testa? Sta CPU, gli è uscita testa! Che è croce, volevo dire, croce. E allora ce la facciamo, forse. Ok, intanto pesco due carte. Forse sta testa ci ha salvato la partita, raga. Oh, un altro Raichu. Intanto assegno subito energia a lui, Electrode. Faccio ricerca avanzata, no, perché già l'ho giocata. Attacchiamo, gli dovrei fare 140 di danno.
Attack. Debolezza invece 90. 90, perché non è il doppio la debolezza? No, no, solo più 20. Esce di nuovo Croce. Caro mio, ma quando c'è la sfiga, c'è la sfiga, non c'è niente da fare. Ok, quindi con l'energia siamo a posto. Io comincerei, intanto mi evolvo il Pikachu e gli comincio ad assegnare l'energia che gli fa 140 di danno sto Raichu. Ma è un Raichu OP questo. Ok, e bisciottiamo quel sì che è una carta aiuto, subito. Tranquillo. Ok, peschiamo due carte. Fulmivalla e Little Surge. Little Surge che faceva? Sposta tutte le energie dai tuoi Pokémon in panchina al tuo Raichu. Vabbè, io completo l'opera sconfiggendo questo Seeking. Tac. 90. Perfetto. Ora lui là non ha più Pokémon sostanzialmente con la quale potermi rompere il sederino. Debolezza efficace. Ok, quindi in teoria la partita è vinta grazie a questo deck comunque, che è veramente forte, devo dire. Beccata. Ma gli fa il solletichino praticamente. Ok, cominciamo. Velocità X. Cos'è? Durante questo turno il costo di ritirata del tuo Pokémon attivo è ridotto di 1. Ma io non lo voglio ritirare tanto. Quindi assegniamo un'altra energia al povero Raichu. Al povero Raichu. Al Mega Power Raichu. Altro che power. Dopodiché spostiamo le energie. No. Va bene così. Possiamo attaccare. Tranquillo. Non voglio usare carte aiuto. Boom. Staereo. Lo Stermi è veramente forte su questo gioco. Cioè, quelle croci ci hanno salvato la partita. Lo Stermi. Lapras. Attenzione che vuole Ma non mi fai niente. Non mi fai niente. Allora, attenzione perché se vince lui sono dolori. Io me lo ritirerei. Lo ritiro e schiero il Raichu. Che non me la voglio rischiare. Mi fa 20. Sono tantissimi. Allora, io con l'energia sfera gli faccio 90. Quindi non lo shotto. Io me lo ritiro. Perché poi con il Raichu gli faccio 160. Non so se mi spiego. Quindi me lo ritiro. Mi schiero il Raichu. Assegniamo un'altra energia al Raichu. E bisciottiamo il Lapras. E così impari, faccio di capo. Puoi usare... Ok. L'aiuto, ma rimuovi tutta l'energia assegnata a questo Pokémon. Ma tanto abbiamo vinto. Ah, questa mi era sfuggita. Ok, non ti preoccupare. Vabbè, tanto c'è il Mr. Luton là. Abbiamo vinto, non ci pensiamo più. Ottimo, un po' sudatina sta battaglia. Ok. Quindi, il migliore è stato lui. Ma quindi me la danno la bustina o devo fare un'altra partita io? Ora vediamo, vediamo. Allora, Seeking, altre Clessidre. Vediamo se mi danno la bustina. Mi date la bustina? Niente, mi hanno dato la sabbia, la bustina non me l'hanno data. Non c'è niente da fare. Avanzato con... Questa non ce la farò mai io a sconfiggerla con sto deck. Non lo so, onestamente. Proviamo. Tutto sta un po' anche alla fortuna. Sì, utilizziamolo. Vai, vediamo. La Prasex farà un sacco di male. Un sacco proprio. Però ricordiamoci che noi contro l'idro, insomma, abbiamo un po' di efficacia in più. Quindi, vediamo un po'. Chi mettiamo... Raichu, tutta... Pikachu, ottimo. Schieriamo Pikachu. Oppure... No, schiero il Pikachu. Poi il Magnemite. E basta. Anche perché su quelli, dico. Inizialo. Di già! Oh, ma che è? Ma è scriptatissima sta... Ah, solo quella carta. La vedo un po' critica. E io non posso attaccare. Ma la shot. Vabbè, lui non ha energie però. Io devo ucciderlo prima che lui gli... Ma come si fa? Ok, aspetta. Voltorb. E pesca due carte. Fine turno. Attenzione, questa è critica. Prima energia assegnata a lui. Lui mi fa 80. Mi fa 80 e sicura lui di 20? Ma sta carta è veramente OP. Ma scusatemi. Ora che posso fare io che qua il Raichu ne vuole 3 e in più poi non ho più energie. Ma quantomeno lo sconfiggo. Intanto gli faccio questi, va. Allora, attacchiamo. Mi posso evolvere il Magnemite. Anche se lui vuole un sacco pure di energie. In teoria gli faccio 40. Lui è debole all'elettro, quindi più 40. Vai, rosicchiamento. Carte aiuto, quale ho? La pesca due carte, vai. Che mi date? Tutti sti Voltorb? Ma che è?
E poi Pokémon casuale, vai. Che mi date? Un Electabuzz. Questo non è male. 40 più a pugno. A me servono le energie per il raggio, più che altro. Niente, li faccio rosicchiamento. E almeno questi glieli faccio. Dai, 40. 40 alla volta. Comunque sono danni, perché di qua che attacca lui. Solo che lui poi si cura. E questa è bruttina, non lo so. E pesca ancora carte quello. E lo cura pure, e lo cura pure. Mamma mia, scusatemi, come siete delle brutte persone però. Allora, che potrei fare? Allora, il Voltorb me lo schiero così lo evolvo. Mi assegno energia a Pikachu. Attenzione che poi lui mi attacca e me lo bisciotta. Infatti, quindi devo evolverlo adesso. Ovviamente mi fa un sacco di male, lo uccide proprio. Devo evolverlo adesso. Tac. Quantomeno forse un po' resisto. 100. Dovrebbe resistere, anche se lo mette in fin di vita praticamente. Vabbè, non posso più attaccare giustamente, ma non potevo fare altro perché me lo uccideva. Quindi fine turno. Vediamo. In teoria poi con 140 io però gli aggiungiamo 20, gli faccio 160, quindi l'ho one shot in teoria. Ok. Quindi fammi vedere qua. Sposta tutta l'energia dei tuoi Pokémon in panchina al tuo Raichu. Ma in Pokémon in panchina non c'è niente in panchina. Non abbiamo energie, quindi niente, mi tocca, raga. Non posso fare altro proprio. Non posso fare altro. Dobbiamo uccidere sto Lapras. Tac. 160. Via Lapras X. Però otteniamo due punti, perché è una carta X. Ottimo. Ottimo. Quindi lui mi schiera quello. Io non posso più attaccare. Non posso nemmeno ritirarlo. E questo è un gran problema. Cosa? Va bene così. Grazie per avermelo fatto ritirare. E mo dobbiamo ottenere sto punto, raga. Lui ha 90 di vita. Mi fa 40 di danno. Quindi in teoria 40 più. Non abbiamo Pokémon. Posso schierare lui nella speranza che poi riusciamo a fare qualcosa. Intanto gli diamo energie e lui mi fa 40 di danno. Non abbiamo energie, ma com'è sto fatto? Sposta tutte le energie, ma non ho energie nel campo io. Quindi posso solo finire il turno. E fine turno. Bruttina sta fase bruttina. Perché l'ha cambiato? Tocca a me, perché l'ha cambiato? Energisfera. E gli facciamo 70. Non sarebbe male. Però lo facciamo dopo. Intanto attacchiamo con Electabuzz. Anche perché non abbiamo energie. Quindi Electabuzz, vai. Fammi sti 80, ti prego. La mia monetina è sempre croce, raga. Guardate, tac. È sempre stato così, anche quando ci giocavo su Game Boy. Però va bene lo stesso, insomma. Era da 60, grazie al fatto che l'ha cambiato. Non so perché. Comunque, basta, partita vinta, ma date sta bustina. Il Raichu è stato il migliore. Sì, ha sconfitto il Lapras X. Ok, mi date questa bustina. Me la date o non me la date? Vince almeno 5 lotto, ok. Me la date. Oh, alleluia. Alleluia. Apriamoci sta bustina, vediamo se abbiamo il Lapras X. Quindi. Abbiamo sbloccato il mazzo pro. Con quale mazzo affrontiamo sto mazzo Lapras X più Stermi X? Addirittura. Ma mi sa che questo mazzo così a noleggio non ce la fa. Ok, livellino, livello 8 raggiunto. Ottimo, vediamo sta bustina, va. Date anche a me il Lapras X, per favore. Apriamo, 3, 2, 1. Diciamo lineare. Fantastico. Il Pikachu. Quantomeno non ce l'avevo. Va bene così. Lo registriamo. Casomai facciamo una sbustatina. Insomma, quindi ho 5 su un sacco. Va bene così. Vado avanti. E dai, una sbustatina ce la facciamo. Siamo saliti di livello. Che fa una sbustatina sul Pikachu? Non te la fai. Quindi apro una bustina. Vai. Sperando di ottenere la stessa situazione di quella di ieri, in cui abbiamo visto un pacchetto girato al contrario. E quello è da aprire. Ma invece no. Oh, invece sì, eccolo. Vediamo.
Se troviamo una bustina di carte girata al contrario, c'è probabilità di ottenere carte OP. A quanto ho capito. Infatti, date sempre un occhio, raga. Date sempre un occhio. Comunque, mi serviva un elettro. Vabbè, va bene lo stesso. Un Arcanine. Un Arcanine X. Poi, Heliolisk. Ce l'ho. Helix Fossile. Gioca questa carta come se fosse un Pokémon base con 40 PS. Durante il tuo turno, in qualsiasi momento, puoi scartare questa carta dal gioco. Questa carta non può ritirarsi. Vabbè, non attacca, però. Poi, Jigglypuff. Ce l'ho. Zebstrika. Vabbè, quantomeno un elettro non fa danni, però. Questo attacco infligge 30 di danno a uno dei Pokémon del tuo avversario. Così, a caso, però. E niente, cominciamo a pensare a qualche deck elettro, qualche deck fuoco. Dobbiamo farci tanti deck in modo tale da fronteggiare qualsiasi evenienza che troviamo di fronte. 151, ricorda il Pokédex. In Pokémon rosso e Pokémon blu c'erano in tutto 151 Pokémon. Bei tempi quelli, bei ricordi. Adesso ne esistono 8 milioni di Pokémon. Ok, registriamo anche queste nuove carte. Perfetto. E direi che per oggi abbiamo dato, ragazzi. Mi rimane di affrontare quella... il mazzo pro dell'evento. Quello sarà duro, devo dire, ma dipenderà anche un po' dalla fortuna. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video.